Ma ciao gente, anche stavolta con un altro bel video. E parliamo di fortuna. Voi quanta fortuna avete nella vita da 1 a 10? Io tipo meno 8, ma vabbè, non parliamo di me. Bensì di alcune persone che in particolari situazioni hanno avuto davvero tanta fortuna. E devo dire che se non l'avessero filmato nessuno ci avrebbe creduto. Se siete già passati dalla pagina di Gaming Ufficiale e vi siete iscritti, nel caso siate nuovi, cominciamo un'altra incredibile classifica, ovviamente da Seduraiati. Numero 1. Avete presente quando guidate e vi fermate all'improvviso perché avete sentito odore di pericolo e tutti vi suonano da dietro perché state bloccando il traffico? Ecco, una situazione simile è successa in questa zona, dove un palazzo è crollato del tutto. Un autista fortunatamente si è fermato, sentendo il pericolo, e anche se dietro stavano già sparando i santi, lui o lei non ha proseguito oltre, salvando sicuramente tantissime vite. Numero 2. Essere giornalisti è dura, bisogna sfidare le tempeste, i pericoli degli animali e degli esseri umani e tanti altri tipi di pericoli ogni giorno, tra cui anche quello delle macchine. Infatti chi conduce una diretta vicino alle strade è costantemente in pericolo. Non ci credete? Guardate questo. È stato davvero fortunato a spostarsi in tempo, per di più con molta calma e nonchalance. Nonostante la situazione, la prossima volta si ricorderà di stare più fuori dalla strada possibile. Numero 3. Abbiamo molti tipi di corse nel mondo, tra moto, macchine, bici e anche tra veicoli volanti come aerei e elicotteri, che sfidano magari auto e moto. In una di queste gare o test, non ho capito bene, un pilota aveva avuto problemi con il motore e si è dovuto fermare per chiedere aiuto, ma a quanto pare in pista gli altri veicoli volanti non lo avevano notato e... beh, guardate voi stessi. Assurdo come si è salvato alla fine, per fortuna è andato tutto bene. Numero 4. Ho visto tante persone giocare a basket e tante persone fallire miseramente su tiri ravvicinati, per esempio. Ovviamente non vuol dire che per questo fossero proprio delle persone incapaci, eh. A volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, come ci dimostra questo ragazzo. Non era proprio un campo da basket, ma il canestro c'era, quindi per forza bisognava tirare un pallone. E sembra fosse addirittura il primo tentativo. Assurdo, qua si parla di fortuna a livello stellare. Numero 5. Fare un po' di escursionismo non fa mai male. Ci si tiene in forma e si affrontano percorsi imprevedibili, attraverso viste naturali spettacolari. Ma proprio la parte dei percorsi imprevedibili è quella più difficile. State sempre attenti alle condizioni ambientali, specialmente in montagna. In questo caso, per esempio, un uomo stava semplicemente cercando di saltare dall'altra parte. Un saltino da niente, eppure una roccia è caduta subito dopo. Se avesse saltato anche solo un secondo più tardi, la situazione sarebbe degenerata. Insomma, a volte è veramente questione di millisecondi. Numero 6. Il traffico stradale è una cosa molto seria e non va mai presa alla leggera. Ricordatevi che anche se siete in ritardo non potete superare qualcuno come se fosse niente o non rispettare i cartelli. Dovete sempre rispettare le regole in strada, altrimenti potrebbe finire malissimo. In questo caso, per esempio, la moto stava facendo un sorpasso che non capisco bene se sia regolare o meno, e all'improvviso si è ritrovata un'auto davanti, auto dentro la quale c'era di sicuro un guidatore che non ha guardato prima di passare dalla corsia opposta. Fortunatamente, come avete visto, è finita bene e il nostro motociclista è sano e salvo, senza il minimo graffio. Mi chiedo chi dei due dovrà pagare a sto punto. Numero 7. Rimanendo ancora in tema basket, quante probabilità ci sono secondo voi di fare un canestro e dopo dare un calcio alla palla per farla finire in un altro canestro, facendo centro entrambe le volte? Calcolo complesso, vero? Beh, qualcuno è riuscito a fare una cosa del genere. Ma non è finita, ora vi chiedo quante probabilità c'erano per questo ragazzo di fare canestro lanciando il pallone e facendolo cadere giù dalle scale. In entrambi i casi meno dell'1% di sicuro.
Numero 8. Come avrete capito, ci vuole un pizzico di fortuna anche nello sport. Possiamo essere bravi quanto vogliamo, ma arriverà sempre il momento in cui faremo delle brutte figuracce. E proprio in questi momenti il dio della fortuna speriamo ci salvi. Come in questo caso. Come vedete, il disco è passato proprio di striscio sulla linea, senza entrare per fortuna. Infatti il portiere, o come si chiama in questo caso nell'hockey, aveva preso il disco in mano per rimetterlo in campo, ma sfortunatamente è caduto. Dopo la sfortuna è arrivata la fortuna che gli ha impedito di diventare il nuovo zimbello della squadra. Numero 9. Il bowling richiede una buona manualità e alcune persone nel mondo hanno raggiunto livelli che noi esseri umani possiamo solo sognare. Come quest'uomo, guardate che razza di modo ha per fare strike, senza nemmeno guardare la pista. E in quest'ultima parte becca pure un unico birillo rimasto in piedi come niente. Un giorno gli chiederò di insegnarmi di sicuro. Numero 10. In questo video possiamo vedere un bambino che è sfuggito al controllo della madre, che lo sta inseguendo con tutte le sue forze, passando però attraverso una strada molto ma molto trafficata. Fortunatamente, grazie alle tecnologie di oggi, molte macchine possono fermare la loro marcia in tempi brevissimi. E alla fine tutto si è concluso senza danni. E devo dire per fortuna. La prossima volta speriamo il bambino non se ne vada in giro in questo modo. Ricordatevi, specialmente nelle strade trafficate, di tenere sempre i vostri piccoli per mano. Numero 11. State sempre attenti a quando vi buttate in mare, controllate che la situazione sia tranquilla e che non ci siano esseri pericolosi in giro. Ma capisco bene che risulta impossibile a volte accorgersi di tutto, quando si è in vacanza e ci si vuole solo rilassare. Ecco infatti una brutta situazione che si è verificata per quest'uomo mentre risaliva in barca. Per poco non beccava uno squalo che forse era pronto ad addentarlo. Beh, magari non voleva addentarlo davvero, eh. Come sappiamo, gli squali raramente attaccano gli umani, al contrario di quello che può sembrare. Di solito non siamo il loro pasto preferito. Numero 12. Ricordatevi sempre che la sicurezza a lavoro non è uno scherzo, specialmente quando si lavora con macchinari pesanti a fianco. Molti la prendono sul ridere quando devono indossare un casco in più o dei guanti, ma dopo aver visto questo video spero cambieranno idea quei molti. Fortunatamente non è successo nulla, ma poteva finire molto molto peggio se si fosse messo pochi centimetri più in là. Ovviamente tutto ciò è successo perché non aveva avuto la voglia di spostare il macchinario un po' più in là prima di fare una certa operazione. La nostra vita non è uno scherzo ed è importante tenerlo a mente. Numero 13. Fare il drift perfetto è il sogno di tutti gli automobilisti. Ok, magari non di tutti, ma alcuni. Specialmente con macchine vecchie e usurate sognano di correre per le strade. Bisogna solo ricordarsi di trovare zone tranquille senza nessun civile. Se ci fosse anche solo una persona, ci si potrebbe ritrovare in situazioni del genere. Mamma mia, devo dire che in questo caso è proprio fortuna divina schivare all'ultimo momento. Numero 14. In alcuni paesi le condizioni climatiche sono così estreme da non consentire nemmeno una semplice camminata. Addirittura il vento raggiunge qualche centinaio di chilometri orari senza problemi. Come in questo caso. Come avete visto, fino a un momento fa il semaforo era in piedi e se la nostra amica distratta dal vento avesse fatto anche solo due passi in là sarebbe finita molto diversamente. Numero 15. Per concludere finiamo con una storia davvero commovente e a lieto fine, per fortuna. Ricordatevi sempre una cosa, le tecniche di primo soccorso, come per esempio l'RCP, cioè la rianimazione cardiopolmonare, possono essere utili da imparare, anche perché possono funzionare pure sugli animali, come i cani. Una signora ha visto il suo cane cadere a terra senza respiro all'improvviso ed era davvero molto ma molto preoccupata. Un uomo è arrivato in suo soccorso facendo appunto la RCP. Alla fine tutto si è concluso bene per l'amico quattro zampe e sono contento pure io. Con
questo concludiamo. Speriamo il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.